fai come me. Ti fa la ragione. Forza. Razio. Altrimenti, se non hai voglia da fare nulla, devi una cosa sola. Forza, l'ozio. Ecco, vedi quando parli di, quando sei da Roma e parli di queste cose che arriva di tutto. Forza l'ozio, perché l'ozio? Perché lo zio, no l'ozio, lo zio, forza lo zio. Forza lo zio, perché lo zio è il padre di tutti i nipoti, che ti piaccia o no. Forza l'ozio, forza razio, forza Orazio, direi anche io, che c'è scritto, non lo so, che è latino, che... Forza Orazio, forza... Tu devi essere il presidente della tua ragione. Io sogno monasteri dell'interno, fallo anche tu insieme a me. Sogno un monastero dell'interno, un ministero della vita, un ministero della musica, un ministero della santità mentale. E, insomma, fai come me, ti fa, vabbè, lo slogan iniziale era ti fa la gioia Forza Lazio, poi si è trasformato, scusami, Forza Lazio, poi si è trasformato in Forza Lozio, poi è diventato Forza... No, prima ti dico Forza Lozio. Poi è diventato forza lo zio, poi è diventato forza, che lo zio è il padre di tutti i nipoti, poi ho detto forza Orazio, vabbè, a questo punto nel video te lo puoi rivedere, perché comunque ci siamo divertiti nel creare questo pandemonio organizzato da me, senza averlo neanche scritto peraltro, quindi mi assumo comunque tutta la responsabilità, che poi declinerò ad altri in separata sede, come giustamente uno scaricabarile di professione deve fare in ogni momento in cui lo reputa necessario, opportuno, perché poi ti ritrovi a avere delle c'è un pallone, delle azioni in cui tu non hai, diciamo, la... è come se ritornassi bambino, no? Se tu ti ricordi che vai e entri nei passeggini, ma se entri con la faccia d'adulto in un mondo di un passeggino, di chi vive il passeggino, la realtà del passeggino tutti i giorni, proprio la persona che ci monta, tu monti su un passeggino oggi, bene, non puoi parlare di chi sta ore e ore su quel passeggino e piange, vorrebbe magari il giocattolo che tu poi glielo scegli, ma è quello che vuole, magari quello vuole un pupazzo, tu gliene un altro, vuoi i soldi e chiedi lo scontrino, non chiedi lo scontrino, a me in piazza a protestare per la lotta all'evasione, non mi fai gli scontrini manco te, che te devo dire? Qui è un discorso anche che esula un po' i confini poi anche statali, no? Perché nell'universo lo Stato e il cielo appartiene a tutti. Quindi ora non mi provocare su certi argomenti, perché sai com'è, io provoco spesso i cambiamenti e loro spesso abboccano. Adesso ci ritroviamo, perché poi vedi che quando c'è il pallone che si muove, l'istinto di un bambino è quello di correre dietro. Io penso che è un istinto che accomuna tutti, che tu sia maschio e che sia femmina, comunque la palla. Infatti se tu vedi che ci sono anche delle bambine, già proprio all'inizio, l'uomo che fa prosegue solamente su quella strada e fa diventare la palla forse un po' troppo il centro. Ma io sono d'accordo, io amo il calcio, fa bene agli ossa, ma lo amo veramente perché credo che sia uno sport che integri l'unione di gruppo e individuale. E forse è l'unico sport che permette alle persone di iniziare da piccoli e proseguire dritti verso la carriera, sono veramente dei piedi che gli permettono di costruirsi un impero dal punto di vista sia sportivo, sia professionale, sia economico. Perché rendiamoci conto che è lo sport che attira... Vedo una palla, scusate.